Valentina e Andrea sono una coppia di livornesi veraci, innamorati della loro città e di due adorabili mine vaganti. Ma sono anche una coppia in carriera. Per questo motivo, da tempo, cercavano la casa che potesse conciliare tutte le loro esigenze. E ora, con un pizzico di fortuna, l'hanno trovata a pochi passi dal mare. Quando abbiamo saputo che l'inquilino di sotto stava vendendo casa, siamo corsi a vederla e entrambi abbiamo avuto subito lo stesso pensiero. È lei. Sì, in effetti è una bellissima casa, molto più grande della nostra, quasi il doppio. Però così com'è non va bene, c'è tanto da fare, eh? Effettivamente il living così sembra grande, però se mi immagino tutti e quattro dentro con Matteo e Diletta che si rincorrono, già sembra piccolissimo e poco rilassante. Hai ragione, ci serve un living più grande e anche la cucina mi piacerebbe più spaziosa, moderna e funzionale. Ci sono tante stanze, la casa è grande, i bambini ognuno potrà avere la propria camera e anche noi abbiamo la nostra camera molto spaziosa dove poter riporre le cose. Sarebbe molto bello, e sarebbe molto bello anche ristrutturare i tre bagni, al fine di non avere più un bagno in quattro. Che dici, ce la facciamo? Ma con circa 40.000 euro di budget direi proprio che ce la possiamo fare. Paola? A te le chiavi! Qui ci sono le chiavi che fra poco torneranno nelle mani di Valentina e Andrea. Ciao. Eccovi ragazzi, ciao. Ben arrivati, grazie. Che gioia incontrarvi, ma grazie. Soprattutto immagino un po' di emozione, sempre. Abbastanza, sì. Due giovani, giovanissimi, in carriera, genitori di due splendidi bambini. Ve la ricordate l'ultima volta in cui vi siete annoiati? No, siamo sempre di corsa tra lavoro, bimbi, casa, la noia non c'è proprio. No, anzi. Non riesce a stare in casa nostra la noia. No, anche perché quando si hanno due bambini così piccoli, 6 anni e 3 anni, può diventare un'impresa dove riposarsi. E poi ci vuole una casa con dei belli spazi. Sì, adesso abbiamo una casa con una camera sola per i bambini e loro se la contendono tutti i giorni per giocare. Ecco, proprio per interpretare le vostre esigenze, i due architetti hanno deciso di sviluppare due progetti tra cui farvi scegliere. Voi li conoscete già, a noi li presenterà l'architetto Alberto Vanin, che ha coordinato i due architetti. Per Valentina e Andrea abbiamo selezionato, tra i nostri architetti di Livorno, i due più adatti per rispondere alle loro esigenze di casa. Il primo progetto soddisferebbe i loro bisogni in chiave ultramoderna. Il living, posto subito all'ingresso, sarebbe concepito come un enorme spazio conviviale e polifunzionale, in costante dialogo con la cucina ad isola. Per la zona notte, invece, il progetto prevede di mantenere le murature in essere, ma gli ambienti verrebbero totalmente ripensati e personalizzati. Per i bambini, due camere distinte, calibrate sui loro interessi e necessità. Mentre per la camera matrimoniale, il progetto andrebbe incontro al desiderio di Valentina di avere finalmente una cabina armadio, resa anche scenografica dalla parete del letto, grazie alla carta da parati. I tre bagni, sempre secondo i desideri dei clienti, verrebbero mantenuti. Uno più sobrio, a servizio degli ospiti. Uno personalizzato con rivestimenti caldi e avvolgenti per Valentina e Andrea. Il terzo, luminoso, divertente e coloratissimo, ad uso esclusivo dei piccoli di casa. Il secondo progetto, invece, sfrutterebbe la simmetria che esiste tra zona giorno e zona notte, ma la ribalterebbe completamente. La vecchia sala viene divisa per creare due camere da letto per i bambini, generose negli spazi e ben esposte, mentre l'ex disimpegno, la sala da pranzo e la cucina vengono riconfigurati ad uso esclusivo di Valentina e Andrea. Questo progetto, infatti, prevederebbe un'ampia camera matrimoniale in stile marino collegata a una spaziosissima cabina armadio, una pratica zona lavoro per lo smart working di Valentina e un bagno privato completo di ogni comfort. Tutto il resto dell'appartamento, invece, sarebbe dedicato ai momenti con la famiglia e con gli amici. Realizzando a destra dell'ingresso una nuova zona living con affaccio sul balcone, completa di area relax, zona pranzo e angolo giochi per i bimbi.
La cucina resta invece separata e abitabile, mentre la vecchia veranda viene trasformata in una pratica dispensa, nella quale non mancherebbe spazio anche per la lavanderia. Due progetti molto diversi tra loro, ma che corrispondono entrambi ai vostri desideri. Avete parlato con gli architetti nel dettaglio e avete avuto il tempo per fare le vostre valutazioni. Io invece sono molto curiosa di sapere quale avete scelto. Allora Paolo, abbiamo scelto il primo progetto, che è quello che diciamo ci ha convinto in maniera totale. È quello che rispecchia più le nostre esigenze anche a livello di spazi e ambienti. Direi di spazio ne avete abbastanza. Sì. Avete scelto il progetto dell'architetto Marco Morelli, che riesce a coniugare molto comodità, originalità e design, quindi direi un'ottima cosa. Sì. Oltretutto vi ricordo che essere qui significa per voi avere anche la possibilità di vincere la ristrutturazione di tutti gli ambienti che compongono il vostro appartamento. Speriamo, ci vorrebbe proprio. Magari. Per farlo giocherete soltanto con tre delle stanze. Le sceglierete e le visiteremo una alla volta. Di ognuna, dopo averne visto la trasformazione, vi chiederò secondo voi quanto è costata la sua ristrutturazione. Se alla fine la somma delle vostre tre stime corrisponderà a quella reale, l'intera ristrutturazione della vostra casa, ovvero di tutti i 160 metri quadri, non vi costerà neppure un euro. Tutto chiaro? Tutto chiaro. Andiamo. Ditemi con quali stanze volete giocare. Allora, io giocherei sicuramente con il living. E poi la camera matrimoniale e il bagno dei ragazzi, dei il bagno dei bambini. Che è molto particolare, ci piace. Bravi, avete fatto un'ottima scelta. Speriamo vi porti fortuna. Ora siamo davvero pronti. Diamo inizio ai lavori. Eccoci nel living. Vi ricordate com'era? Sì, era molto confusionario. Era diviso in quattro stanze e avevano bisogno di una bella ristrutturazione. Sì, perché mi pare insomma che abbiano portato via non solo i mobili, ma anche dei pezzi di pavimento. Sì, tutto. C'era una moquette che abbiamo voluto eliminare. E infatti vi aveva lasciato una moquette praticamente ammuffita. Insomma, uno scenario tutt'altro che accogliente. E per soddisfare i vostri desideri, Marco, il vostro architetto, ha progettato il vostro living senza soluzione di continuità rispetto alla cucina. Lo ha dotato di una comoda ed elegante zona pranzo retrostante, di un angolo bar e di una comoda, oltre che ampia, parete TV. Cari Valentina e Andrea, i lavori per realizzare la vostra nuova zona living sono molti e noi non abbiamo perso tempo. Abbiamo rimosso le porte anni 70, demolito i rivestimenti della cucina ed abbattuto i tramezzi che circoscrivevano la zona giorno. Demolendo le pareti che dividevano il vecchio atrio dalle stanze adiacenti, abbiamo eliminato ogni separazione tra la porta d'ingresso, la zona living che andremo a realizzare e la zona cucina. Ho progettato una quinta in cartongesso di fronte all'ingresso che funga da guardaroba, in modo da schermare la cucina e avere un invito elegante nel soggiorno. Proprio ora stiamo montando la struttura che ospiterà il vostro guardaroba all'ingresso. Ovviamente la parte retrostante sarà tinteggiata in modo da sposarsi perfettamente con la vostra cucina. L'idea di avere un armadio guardaroba che schermi un po' la cucina dall'ingresso, in questo caso è un'idea molto funzionale. Ma ricordiamoci che quando c'è un bel ingresso importante con degli ampi spazi, si può anche chiudere completamente con una vera e propria muratura e magari usare la parete come appoggio per una console e due luci a sospensione che vengono giù dal soffitto. Ora, tornando a voi, siete curiosi di scoprire il vostro nuovo living? Moltissimo, non tanto, vedo l'ora. Davvero. Eccolo.
bellissimo. Bellissimo, quello che ci voleva. Era davvero quello che immaginavate, questa ampia zona che comprende un po' tutto, perché c'è questo scambio tra cucina, salotto. Più che immaginavamo, desideravamo. Quindi, insomma, l'architetto ha seguito i vostri desideri. Sì, bel lavoro. Sono contenta di sentirvi così soddisfatti, ma quanto sarà costata questa trasformazione? È il momento di fare i conti. Pensateci bene, perché la posta in gioco è alta. Infatti, se alla fine non azzeccherete il costo della ristrutturazione delle tre stanze con cui stiamo giocando, ma vi sarete avvicinati alla cifra totale, vincerete la ristrutturazione della stanza di cui avrete dato la stima più vicina al suo valore reale. Un gran bello sconto, quindi. Ora, ditemi, secondo voi, quanto è costata la ristrutturazione della zona living? Allora, secondo noi, la ristrutturazione della zona living è costata 16.500 euro. Prima cifra registrata, dopo scopriremo il valore reale. Passiamo ora alla seconda stanza. Siamo nel bagno. Il vostro appartamento ne aveva tre e voi, giustamente, avete deciso di tenerli tutti e di ristrutturarli. Sì, abbiamo uno, ce lo terremo per noi, uno per i bambini e uno per gli ospiti. Non potrei essere più d'accordo e aggiungerei che nel vostro caso c'era parecchio da sistemare. Siete d'accordo? Totalmente d'accordo, sì. Effettivamente tutti e tre i bagni erano un vero disastro e non c'era niente che valesse la pena da recuperare. Ecco, per quello dei bambini con cui avete scelto di giocare, l'architetto ha mantenuto la posizione dei sanitari, soprattutto della vasca da bagno, che è un elemento importante quando si hanno dei bambini piccoli. Naturalmente sostituendola con una nuova, così come avverrà per gli altri sanitari, che verranno inseriti in un contesto totalmente nuovo e molto personalizzato. Cara Valentina e caro Andrea, i lavori per la ristrutturazione del bagno dei vostri figli sono in corso d'opera. Abbiamo già rimosso i vecchi sanitari e i rivestimenti. Inoltre abbiamo già iniziato a predisporre sia l'impianto idraulico che l'impianto elettrico. Per Diletta e Matteo ho progettato un bagno giocoso e colorato, ma capace di accompagnarli anche un domani quando saranno più grandi. Quindi abbiamo optato per una piastrella lucida sulle tonalità del verde e del blu, che riprenderemo lungo il mosaico della vasca. In più, al soffitto, sfruttando il dislivello attuale, creeremo due tipi di illuminazioni diverse. Una a faretti classici, mentre l'altra risulterà più scenografica. Proprio ora stiamo preparando la seconda illuminazione, quella scenografica. Un pannello costruito ad hoc dove inseriremo tante luci LED che una volta accese creeranno un effetto di cielo stellato. Giocare con luci e piastrelle è senz'altro un buon modo per vivacizzare un ambiente, ma ovviamente non è l'unico. Quando si creano bagni per bambini è molto importante renderli capaci di evolversi nel tempo e quindi magari si possono fare delle scelte di ceramiche magari con tinte neutre e abbinate a una bella carta da parati che va a ricoprire parete e soffitto, molto accesa ma che può essere facilmente sostituita quando i ragazzi crescono. Tornando a noi, sono molto curiosa di vedere il vostro nuovo bagno. E voi? Sì, anche noi. Anch'io. Vediamolo. Che ne dite? Bellissimo, sì. Ci sono i colori del mare, Diletta sarà contentissima. È molto bello, luminoso, non sembra neanche il bagno di prima, Paola. Siamo sicuri di volerlo lasciare a loro? Ma no, un po' la vasca la faremo anche noi sicuramente. Ma certo, l'importante è avere lo spazio per loro, che così si divertono. Nella vasca ci si diverte molto di più che in una doccia. Ora è il momento di chiedervi quanto sarà costato il vostro bagno.
È il momento, insomma, di fare i conti. Pensateci bene, fate bene i vostri calcoli, perché se alla fine la somma dei tre valori che state dando alle stanze dovesse superare la somma dei tre costi reali, purtroppo perderete. E dovrete pagare la ristrutturazione del vostro appartamento per intero. Speriamo proprio di no. Ma non preoccupatevi, perché questo significa che se valutate di più una stanza e un'altra un po' meno, la somma si aggiusta. Quindi, come è successo già l'anno scorso, non è impossibile vincere tutto. Speriamo di ripetere. Che siate voi. Ora non è più tempo di calcoli, ma di dirmi la vostra stima. Allora, noi pensiamo 2.500 euro. Anche la seconda cifra è stata registrata. Dopo la confronteremo con il valore reale. Passiamo alla terza stanza. Ed eccoci nella camera da letto. La vostra casa ne offriva addirittura 4 di stanze. Sì. Una l'abbiamo data a Diletta, una a Matteo. La più grande, quella vista mare, ce la siamo tenuta noi. Giustamente. E poi l'ultima, io ci volevo fare il mio studio perché sono smart working e allora quando finalmente avrò un posto per lavorare in tranquillità, anche da casa. Voi avete deciso di regalarvi la stanza più ampia e con il miglior affaccio. Avete fatto molto bene. Anche la vostra stanza soffriva di un evidente stato di abbandono, con tanto di zone ammuffite e un parquet integro ma decisamente spento. In più, se ho ben capito, voi vorreste una camera da letto non solo contemporanea, ma soprattutto dotata di una cabina armadio, vero? Sì, quella è sempre stata la mia passione. Dato che questa camera ha l'ampiezza per sfruttare una possibile cabina armadio, vorrei per le mie borse, le mie vestite e le scarpe. Almeno non ci sarà più tutta la confusione in giro per la stanza. Ma poi soprattutto siamo donne, credo che sia uno dei nostri più grandi desideri. Sì, spero di non finirci dentro anch'io. E infatti anche questa volta il vostro architetto ha interpretato i vostri desideri e riconfigurato lo spazio a disposizione nella vostra futura camera per dotarlo di una spaziosa cabina armadio che fungerà anche da scenografica parete per ospitare il vostro letto. Ciao ragazzi, per la vostra camera, come sapete, non abbiamo previsto demolizioni. Perciò abbiamo cominciato col predisporre il nuovo impianto di riscaldamento e abbiamo proseguito costruendo la nuova struttura che ospiterà la vostra nuova cabina armadi. Per sfruttare al massimo lo spazio e la luminosità nella nuova camera di Valentina e Andrea, ho deciso di realizzare una semiparete in carto in gesso, dove da un lato ospiterà il letto, mentre dall'altro delimiterà la nuova zona armadi. La vostra cabina armadio sta già prendendo forma e una volta finita e vestita con la carta d'apparati, sarà anche scenografica. La carta da parati per la parete del letto è una scelta che non tradisce mai. In alternativa si può giocare con i colori, stendere per esempio un bel tortora e giocare a contrasto con dei toni vari dal chiaro a scuro del rosa coinvolgendo gli infissi. Ora, venendo a noi, abbiamo una camera matrimoniale da scoprire, giusto? Giusto. Giusto. Io non vedo l'ora. Scopriamola. Che dire, benvenuti nel XXI secolo. Veramente bellissima e poi non ha neanche rubato tanto spazio alla camera, molto bella. Adesso non avrei più scuse per mantenere l'ordine, tutto dovrà essere dentro la cabina armadio, meglio che in caserma. Andrea è inflessibile sull'ordine, mamma mia. Sì, abbastanza, devo dire. Meno male che il vostro architetto ha saputo accontentare tutte le vostre richieste. Ma quanto sarà costata la ristrutturazione della vostra nuova camera? È il momento di fare i conti. Vi ricordo che con questa terza e ultima stima vi state giocando la possibilità
che la ristrutturazione di tutto il vostro appartamento non vi costi neppure un euro. Speriamo. Pensateci bene, quindi. Tra poco passeremo alla verifica delle vostre stime. Se la loro somma coinciderà con quella dei costi reali, avrete vinto la ristrutturazione di tutto il vostro appartamento. Cosa che non avverrà se l'avrete operata. Okay. Ma se vi sarete avvicinati, scatta un super sconto. Vincerete la ristrutturazione della stanza di cui avrete dato la stima più corretta. Ora ditemi, quanto quantificate i lavori fatti nella vostra stanza? Fermiamo. Va bene, okay. Sì. Allora, per la nostra camera da letto stimiamo 1.500 euro. E anche questa ultima cifra è stata registrata. Dopo verificheremo il valore reale di ogni stanza che abbiamo visto insieme e scopriremo se questa ristrutturazione non vi sarà costata neppure un euro. A tra poco. Valentina e Andrea sono una coppia di livornesi veraci, in carriera e genitori di due splendidi bimbi. Da tempo cercavano una casa più grande, in grado di ospitare le loro esigenze. E con un po' di fortuna l'hanno trovata, proprio sotto l'appartamento in cui vivevano. Due architetti di Livorno hanno realizzato due progetti diversi per trasformare la loro nuova abitazione come desiderano. Tra i due, Valentina e Andrea, hanno scelto quello di Marco Morelli, che ha dato nuova vita alla casa anche ridisegnandone gli spazi. La ristrutturazione è partita. Insieme a Valentina e Andrea abbiamo seguito ogni passo del makeover. Adesso è arrivato il momento di scoprire se riusciranno a vincere tutta la ristrutturazione, senza pagare nemmeno un euro. Cari genitori in carriera, fra poco entrerete nella nuova casa. Siete impazienti? Da morire. Io non vedo l'ora. Ricordiamo insieme i cambiamenti che sono stati fatti, partendo dal vecchio salotto, che è stato nettamente ampliato, fornito di una moderna zona pranzo e annesso alla nuova cucina in una configurazione open space. Il bagno è stato integralmente rinnovato e personalizzato secondo le esigenze dei vostri bambini. Mentre la vostra camera da letto è stata fornita di una pratica cabina armadio, sapientemente allestita per ospitare anche la testiera del letto e dei moderni comodini sospesi. Per ognuna di queste stanze vi ho chiesto di fare una stima del costo della sua ristrutturazione. Ricordiamole assieme per poi passare alla verifica. Il nuovo living, secondo voi, è costato 16.500 euro. Il bagno, secondo i vostri calcoli, è costato 2.500 euro. Infine, la ristrutturazione della vostra camera da letto l'avete quantificata in 1.500 euro. Per vincere la ristrutturazione di tutta la vostra casa, e quindi non solo di queste tre stanze, la somma delle stime dovrà coincidere con la somma dei costi reali. Se invece la doveste superare, che cosa accade? Speriamo di no. Bravissimi, sapete anche bene le regole del gioco. Ma non vogliamo neanche pensarci per un momento. No. Perché c'è anche un'altra possibilità nel caso in cui non doveste indovinarla. Il super sconto che sarà vostro se vi avvicinerete senza superarla. In tal caso vincerete la ristrutturazione della stanza di cui avrete dato la stima più vicina al costo reale. Pronti per la verifica? Prontissimi. A questo punto incominciano un po' di solito a tremare le gambe. Iniziamo. Partiamo dalla camera da letto. Ok. Il costo reale della sua ristrutturazione è 2.300 euro. Ok. Un po' più alto. 800 euro la differenza, non è poca cosa. No. Però. Dai. Ora scopriamo quanto è costato ristrutturare il bagno. 3.400 euro. Insomma. Qui la differenza è 900 euro. Sono
sono stati un po' conservativi, sì. Un po' tanto cauti, Sì. A me era venuto un po' il dubbio. Il divario aumenta a 1700 euro e dato che dobbiamo ancora verificare il living che avete stimato addirittura 16.500 euro, recuperare potrebbe essere molto facile. Speriamo. Speriamo che voi l'abbiate sovrastimato quanto serve. Cosa pensate? Secondo voi sarà così? È difficile. È difficile, era un ambiente grande, quindi più difficile da valutare. Da quantificare. Vediamo. Con tante funzioni. Esatto. Sì. È il momento della verità. La ristrutturazione del living è costata realmente... 17.900 euro. Siete stati bravi. Dato che non avete superato la somma dei costi reali, vincete la ristrutturazione della camera da letto, che è la stanza alla quale vi siete avvicinati di più. Va bene così. Però sono pur sempre 2.300 euro, che sono lo sconto che Facile Ristrutturare vi farà sul conto finale. Valentina, Andrea, questo è il conto che avreste dovuto pagare per la ristrutturazione. Adesso pesa 2.300 euro in meno. Quindi, Valentina, potete strapparlo in 1.000 pezzi. Strappiamo. Sì. Ecco. Valentina, a te le chiavi. Grazie. Superate la soglia e godetevi la nuova casa. Grazie. Grazie. Ciao, ragazzi. Ciao. Oh. Wow, spettacolo, eh? Bellissimo. Sacco di spazio. Ah, bene, sì. Sai che partite qua? No, belli colori, l'arco, mi piace proprio. Ta-da! Grandissima, eh? Bellissima, devo dire la verità. Una bell'isola con tutti questi fuochi, belli gli sgabelli. E guarda che carta da parati. Ci sta proprio da Dio. Bellissima. Andiamo a vedere di là, dai. Dai, andiamo. Wow. Andiamo a vedere il bagno. Quello nostro. Wow, guarda che bello. Molto bello. E che rivestimenti. Doppio lavandino. Ci voleva. Specchi touch. Un amore. Andiamo a vedere la camera però, dai. Andiamo, dai. Che luce! Bella, che bella camera! Bellissimo, guarda il parquet come è venuto! Molto bene! Mi piace da morire! E guarda come sta bene anche qua la carta a parati! Sì, assolutamente! Bella!